qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! E ciao a tutti ragazzi, sono Sergio e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di Far Cry 5. Perché? Perché prima ero qua in camera e stavo un po' spiando a destra e a manca per un po' freddo, sto piovendo. Stavo un po' guardando al giro su internet e vedo Far Cry 5, sicché vado a ricercare su Wikipedia tutto quanto e mi ha veramente colpito cosa troveremo in Far Cry 5, dato che comunque ho appena finito di caricare una missione di Far Cry 4 tra l'altro e sto veramente aspettando con gloria Far Cry 5, così come Red Dead Redemption 2, Call of Duty World War 2 e soprattutto FIFA 18. Però vi voglio focalizzare su Far Cry 5 e voglio farvi il video prima che magari qualcun altro venga a farlo, sicuramente avrà già fatto qualcun altro, però voglio dare la mia versione. Allora, la data di rilascio è il 27 febbraio, scrivetevelo, io l'ho scritto, e la copertina è già uscita e sarà così. Abbiamo abbandonato il Kirat dove abbiamo fatto questa fuga in Far Cry 4, siamo usciti dall'America, siamo andati nel Kirat appunto, e io adesso vi andrò a leggere la pagina di Far Cry 5 in italiano, ammesso che la connessione me lo permetta. La vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi, che per me è molto importante, quindi possiamo andare col video. Allora, se apriamo la pagina di Wikipedia di Far Cry 5, ragazzi, ok, è piaciuto Far Cry Primal, tagli 18 come al solito, come anche Far Cry 4 e Far Cry Primal, e il videogioco soprattutto prima persona appunto come i precedenti, una specie di Call of Duty, ed è il quinto capitolo della serie appunto. Allora, la differenza tra Call of Duty e Far Cry sono tutti e due soprattutto prima persona, però Far Cry è open world e invece Call of Duty è semplicemente missione, missione, missione. E dopo ogni missione torni al menu principale. Ok, la prima cosa che mi ha colpito, beh, oltre al fatto Far Cry 5 è un FPS di avventura dinamica ambientato in upcountry Montana, gioco di sviluppo in open world con giocatore single player e modalità cooperativa, con più giocatori può muoversi veramente e esplorarla scoprendo nuovi luoghi. Questo si sa. Anche Far Cry 4, Far Cry 3, ma Far Cry 3. In questo gioco inoltre, a differenza degli altri giochi della serie, si potrà modificare l'aspetto del protagonista a piacimento. Ci sarà inoltre una gamma più bassa di armi per combattere i propri nemici. Sarà come alcune nuove armi bianche, che non so cosa siano, quindi me lo risparmio. Si è introdotto anche un sistema di pesca e la possibilità di modificare le mappe. E lì mi sono fermato. Modificare le mappe, ragazzi, cioè, è fantastico. Non ho mai giocato a un gioco in cui si modificano le mappe, se voi ne conoscete uno scrivetelo nei commenti. Ok, vi vado a leggere la trama. Il giocatore interpreterà il nuovo vice assistente sceriffo di Hope Country. Questa città ospita una comunità di persone comuni, ma anche una setta di fanatici, conosciuta come Eden's Gate, guidata dal profeta Joseph Seed. Tuttavia l'arrivo del vice sceriffo scatenerà un piano malvagio rimasto segreto per anni, il progetto dell'Eden's Gate. Il giocatore, insieme agli abitanti di Hope Country, che formeranno la resistenza, dovrà quindi lottare contro questa setta che ha intenzione di conquistare a ogni costo l'intero territorio. Per eliminare la setta, il giocatore avrà a disposizione un vasto arsenale, una serie di veicoli personalizzabili, tra cui saranno combattimenti aerei, la possibilità di assumere mercenari tra persone e animali feroci. Ogni decisione che il giocatore prenderà cambierà il corso della storia, ovviamente, come anche Far Cry 4, GTA 5, le decisioni prese ovviamente cambieranno il corso della storia. Il problema è che la pagina di... Buonasera. Non potete vedere. Pagina di Wikipedia italiano si ferma qui, non ha tradotto altro. E per avere altro bisogna andare a cercare la pagina di Far Cry 5 in inglese. In inglese dà veramente più dettagli e fornisce di più. Ci serve a tradurlo, oggi la traduzione ve la offro io. Allora, vabbè, oltre a tutto quello già detto, e bisogna dire che qua è spiegato meglio. Allora, il giocatore può personalizzare il proprio personaggio, può farlo sia maschio che femmina, gender c'è scritto, e il tono della pelle, quindi può essere nero, bianco, mulatto, olivastro, quel che volete. Poi un'altra cosa che ci fa notare, veramente incredibile, è che si possono di nuovo cavalcare gli animali, Farm for Hire System, che è stato introdotto in Far Cry Primal. Ora, se non vado errato, sicuramente non andrà errato, c'è anche su Far Cry 4 la possibilità di nominare l'elefante, ma credo sia solo quello, quindi non l'hanno notato per questo. Ok, poi qui recito tutta la trama, però insomma dà anche più nomi, tipo vedo un nome di Jacob, John, Mary May, Nick Ree, altre cose. Poi Dune Engine, credo che sia anche il motore grafico di Far Cry 4, che sarà presente su Far Cry 5. Un'altra volta, e qua dice la pagina di Wikipedia sempre in inglese, il team di sviluppatori ha tenuto una escursione nel Nepal,
durante lo sviluppo di Far Cry 4, no 5, 4, e loro non sono stati soddisfatti e quindi hanno deciso di anche dedicarsi ad altro per Far Cry 5. Allora, qua ci sono anche le controversie invece, che vado a notare che non sono state inserite nella pagina di Wikipedia in italiano. Tanto Far Cry 5 è stato annunciato in maggio 2017, forse lo sapete meglio di me perché di Far Cry 5 ne sono venuto a conoscenza a giugno. Ed è venuto fuori in questo periodo di conflitti politici, geopolitici insomma anche, come l'elezione di Donald Trump e l'uscita dall'euro dell'Inghilterra. Alcuni hanno criticato Far Cry 5, che poi non è ancora uscito, cioè appunto, per sospetti fanaticismi religiosi e insomma poi anche a vari affari ai confini dell'America. Alcuni giornalisti hanno appunto fatto una petizione, da quel che si riesce a capire, perché diciamo intendono questo videogioco come satira verso lo stato americano. Io vi ringrazio, questo è quello che vi posso anticipare su Far Cry 5, perché appunto noi sappiamo poco, perché il gioco è bello quando esce e rivelare tutto prima non è bello. Allora, vi dico, si aggiungono i 5 like, che 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi, vi porto lo stesso video su Call of Duty World War II e se qui aggiungerà i 10 like, vi porterò il video su cosa aspettarsi da Red Dead Redemption 2. Io vi ringrazio, lasciate un like e iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye a tutti.